Video di On Fair Lips, sono ritornata con questa rubrica sugli swatch dei lip lingerie, i nuovi lip lingerie che usciranno a breve o che saranno già usciti, non so quando guarderete questo video. Comunque sono i nuovi lip lingerie, altre 12 shades, in totale quindi 24 shades. Come avete visto in anteprima tutti gli swatch sulle mie labbra e sul mio braccio, sono qui per parlarvene più nel dettaglio e dirvi quattro cose in più rispetto appunto ai soliti swatch, quindi parlarvi un po' della formula, di cosa ho trovato di differenza rispetto ai precedenti lip lingerie e quindi niente, iniziamo subito. Sono super felice di registrarvi questo On Fair Lips perché non vedevo l'ora di mostrarvi queste shades, sia perché sono nuovissime e quindi in super anteprima, e quando andate a comprare e acquistare un rossetto, un qualsiasi cosa che sia un prodotto per le labbra, un prodotto per il viso, è bene ed importante che voi swatchiate sulla vostra pelle il prodotto che state andando a comprare, perché da come l'avete visto nel video o in foto, o da come ve l'ha mostrato la commessa magari sulla sua pelle, sarà totalmente diverso sulla vostra, perché non siamo tutti uguali, abbiamo tutti un sottotono diverso, un incarnato diverso, una pelle diversa, quindi mi raccomando, gli swatch sono importanti per questo. Qui ho un vecchio lip lingerie, dico vecchio perché appunto sono le prime 12 tonalità, questo è il numero 11, quindi il penultimo della prima edizione, e la formula l'ho trovata leggermente, ma proprio leggermente diversa rispetto ai vecchi lingerie di queste nuove 12 tonalità, perché ho trovato sia l'applicatore diverso che appunto la formula. La formula è leggermente più coprente e più consistente, l'ho trovata più quasi burrosa, oserei dire, e quindi più semplice anche da applicare grazie all'applicatore, che è meno spugnoso, quindi trattiene, secondo me, secondo la mia personalissima opinione, questo è tutto personale, la trovo più facile da stendere grazie all'applicatore, meno spugnoso, perché secondo me la spugna trattiene più prodotto. Quindi ho trovato questi applicatori meno puffosi e più pratici, ecco, e anche per fare magari il contorno e tutto quanto, è un po' simile quasi a una spatolina spugnata, quindi è più semplice secondo me andare a fare i contorni senza magari andare poi dopo a ridefinire con un pennellino, boh, non lo so, questa è una cosa mia personale. Io ho trovato queste piccole differenze, ma sono sempre lip lingerie, niente di nuovo o diverso, sono semplicemente nuove tonalità pazzesche, perché abbiamo più colori che piacciono a Gloria, la durata è pazzesca, mi sono piaciuti un sacco, li ho testati veramente tantissimo quando ero lì e quando appunto sono tornata sto continuando a utilizzarli, perché sia perché mi piacciono sia perché proprio trovo che siano tra tutti quelli che mi durano di più, insieme appunto a altre marche che adoro come la Colourpop, che secondo me ad alcune non piace la durata, a me piace tantissimo la durata dei Colourpop. E niente, questo è tutto, spero di avervi strappato un sorriso, di avervi tenuto compagnia con questo video, soprattutto di avervi incuriosite, non vedo l'ora appunto che escano. E niente, io vi mando un grosso bacio, spero che questa rubrica vi piaccia, se così fate un bel pollice in su e mi raccomando attivate le campanelline, io ve lo continuerò a ripetere perché altrimenti non vedete quando carico i video. Un bacio e ci vediamo alla prossima, ciao! Right. Right. Yeah. I say bounce that shit like whoa. Yeah.